Il gas, guardi, io non c'ho la bombola. C'ho la bomboletta. E poi cucino poco, sono sempre a cena fuori, quindi non mi serve il gas. Grazie. Arrivederci, salve. Stiamo andando a mangiare la Rossini, perché io mangio la Rossini, non la PDM come mangiare a Filo. Come non mangi la PDM? Io non mangio PDM, io mangio la Rossini, sono a dieta, Filo. Anzi, metà Rossini, preparati che non mangerai te. Stiamo andando praticamente nel ristorante non plus ultra della Rossini. Quello, Luca, è il teatro Rossini, quello. Da cui il nome pizza... No, non è vero. È lui il praticante di questo posto, cioè lui è Filo che viene 2 o 3 volte a settimana, ma io vengo una volta l'anno qua. Io sabato sera ero qua. Allora ragazzi, abbiamo preso PDM. Che vuol dire? Pesa resi di merda. Pizza lasagna, che è la pizza con la lasagna, e poi abbiamo preso la Fois, quella di che fa, che è venuto qui Giovanni Fois, ha fatto la Fois. È una Rossini per antipasto. Ecco, io quella non l'ho presa, l'avete presa voi, quindi io non la pago, la pagate voi perché la volete voi. Caldo, bene. Senti Caldo, dov'è Cagnone? Oh Cagnone, ecco Cagnone, si chiama lui, scusa Filo, come si chiama lui? Come mi chiamo? Pasquale, Gennaro. Filo, Luca. Sì, Elia, la facciamo. Elia. Filo, apriamo? Vai, apri. Vabbè. Allora, ragazzi, siamo qui con Isastal. Dai, un po' di entusiasmo, dai. Un po' di entusiasmo, su. Allora, siamo qui a mangiare sta cazzo di Fois, PDM e pizza lasagna che mi tocca oggi, anche se... non posso spoilerare niente per quello che dovrò fare domani, ma oggi sono a dieta e mi devo mettere, devo mangiare poco, quindi qualcuno ha voluto prendere l'antipasto, la Rossini per antipasto, andassero a fare un bagno tutti quanti. Siamo qui a provare la Rossini pesarese, a dare a sti ragazzi, a questi tre, e l'emozione, e infatti mi sono fermato ragazzi, l'emozione di che cos'è una Rossini, perché loro nemmeno lo sanno. Glielo vogliamo spiegare? Glielo vogliamo dire in anticipo, che cos'è la Rossini? L'impasto col pomodoro e la mozzarella classico, le uova sode sopra e la maionese. La robetta leggera. Questa è la Rossini, perché se tu vai da un'altra parte e gli chiedi di metterti le uova sode con la maionese, ti tirano la pizza nella testa. Invece a Pesaro è diventata una delle più famose pizze d'Italia, perché stiamo cercando di portarla un pochettino ovunque. Ad oggi la vogliamo far sentire allo chef, che io sicuramente sono molto curioso, che sicuramente ci darà il benestare, ne sono più che sicuro. Poi dai, adesso basta, chiudi, fai fare la presentazione a loro. Un Spider-Man, bello Spider-Man. Voilà. L'antipasto ci sta, è l'antipastino classico. Grazie caro. Prego. Legato. Grazie. Si presenta molto bene. Sì, grazie. A me ispira. Beh, oh, dai giù, oh, però. Sì, signor, cioè, prima le signore, prima sotto, forte. Per anzianità, dai. Vai. Per anzianità. Per anzianità. Filo ha detto che non mangia. No. Facciamo un cin? Cin. Grazie. Cin. Vieni, Kika, vieni a sedere. Cin. 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 No. Grazie. Ho un aggettivo. Inaspettata. Perché? Così, perché non me l'aspettavo. Buona. È insolita. Insolita. Se tu aggiungessi la maionese a tutto quello che mangi, sarebbe perfetto. Sarebbe il mondo migliore. Chi è questo mediatore? Esatto. Lui. Tu, grande. Io la conosco benissimo sta pista. Troppo buona. Quindi ragazzi, come ho detto prima, consigliatissima. Venite a mangiarla. Non dite che vi mando io, perché sennò l'Iris vi manda a quel paese. Iris, fa un po' un saluto. No. Ragazzi, no, e quando venite, mi raccomando, fatevi servire da lei, ma almeno no. Trattiamo tutti bene. Luca, qua c'è un problema.
faccio, eh. Aspetta, madonna, questo è un tipo di tempo. Guarda, se non finite la foice. Secondo sì, me sì, lo mettiamo anche in alto. Ah, ci sta sereno. Ma mangio, no? Vai, vai, chef, vai. Mezza per uno. Ma va, oh, non si taglia la rossina. No, ti fa? La maglia è basta. No, no, la vuole condividere, ma la voglio condividere, sono bravo io. Ma non devi chiedere, mangi e basta. Filo... bravo Lorenzo, amico mio, Lorenzo, bravo. Oh. Filo si incassa per queste robe, non puoi fare così. Non devi chiedere, mangi. Cioè, mangi e basta. La rossina la mangia che arriva prima. Cioè, non è che... Hai capito? Cioè, te hai capito che... Io dovevo fare il videomaker e lui doveva e lui... fare... Bevo la birra da oggi, è caldissimo, ma chiaramente lievito sul lievito non lo metterei, però maionese, uova, in questo caso, vabbè, un po' più semplice, ma con le prossime è duro l'abbinamento. Sì, eh? Questa... In questo caso avrei messo un bianco rimanendo nelle Marche, un verdicchio riserva castellegliesi. Quindi andiamo sul barricato, ci sta. Appena appena, poco legno. Comunque è andata giovane, freschezza, acidità, temperatura giusta, secondo me fisciata. Intanto io, tanto, anch'io, io non ci avrei messo anche la bionda, non ci avrei messo, io mi avevo un po' di cemento, cose. Lo chef non beve, purtroppo non beve. Un quartino di vino, stai guardando con quella faccia da spolverino. Ah, ho preso un quartino di vino, guarda, cioè ci stanno le immagini, se te lo vai a guardare c'è un quartino di vino. Oh, ho iniziato il 2 luglio. Ma questo veramente, ma perché? La lella l'avevamo già fatta? Ma perché? Luca, non lo so. Ma perché? Luca, papà, sei andato te in macchina con lui. Non è che... Ma via con noi, Gestase diventa in quattro, dai, via con noi. La sì, ma... Bello, tutto, tutto rosso, eh. Sì, sì, no, io lo metto, un goccino lo metto. No, ma così ne... No, io non mangio piccante, per esempio. No? No. A me piace piccante, invece. Io non mangio piccante. Quello è quello violento? Sì, ma è così, che capirà. Vediamo, sì, vediamo. E poi metà l'ha buttato per terra. Vediamo Simone come va. Ma che Simone? Sì. Ma qua. Simone. Francesco, non, mi ricordo. Non mi ricordo. Michele. Nicola. Ah, Nicola, 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 sì, sì. Nicola. Di Bari. Allora, vai. E vai. Spettacolo. La versione standard, quella, ecco, non da challenge. Così. Vai, vai. Ce la faremo. Ragazzi, mai visto una roba così bella? Pizza lasagna. Io ho capito se è una pizza o una lasagna. Falla cascare, Luca. Filo, una pizza o una lasagna? Tanta roba. Okay. Quindi, ragazzi, Luca, se la fai cascare ti disintegro vivo, eh. Allora, è una pizza. Vivo. Madonna, senti, senti l'odore della besciamella. Madonna, siamo in mangiarla. Peccato, madonna mia. Spettacolare. L'odore della lasagna. Ma che è la lasagna o non è la pizza? Questa è la lasagna. Mi sta imbrogliando il cervello questa cosa, ragazzi. Filo, questa è la lasagna, ragazzi, è una lasagna. Guarda, guarda, si taglia come la lasagna. Mi sta imbrogliando il cervello questa cosa. Come lasagna. Però Filo. Wow. Tom, Filo, vieni qua, va. No, poi... no, 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 no. È una figata, chef. No, no, ma è una lasagna. Lasagna. È una lasagna, ragazzi. Luca. È una lasagna. Veramente. Tanta roba. Prima. Ecco. Prima di. Mamma mia. Questa qui quando la vai a tagliare. Ma... No. Mamma mia. Mamma mia. Alla Benedetta Parodi. Olla. Come ti dice? Ah, ma ce n'è un'altra ancora! Quella con i tortellini, okay. Fatta per scherzo un giorno. Sì, eh? Tanto perché un mio amico è arrivato, mi fa, mi metti una porzione di tortellini su una margherita. E gli ho detto, vabbè, dai, facciamola. Allora. E va. Incredibile. E va per andare, come ho visto. Porca boia. Raga, allora. Ma tu non hai ridito. Ho capito, ma tanto qualcosa dovrò mangiare, no? Scusa. Ti hai pensato, chef? No, ma io qualcosa devo mangiare. Male. Ragazzi, la pizza col tortellino, sì, buona, ma forse era meglio la PDM. Ci possiamo portare anche un'altra acquetta, cosa dici? Sì. Vai con il tortellino. Ecco, allora, vai col tortellino, vai. Vai col tortellino, chef. Il piccante. Luca. Beh, però anche questo picca un po', dai. Che storie. Un pezzo di rossini.
un pezzo di lasagna, pizza lasagna, un pezzo di tortellino, adesso aspettiamo la foice, un pezzo, poi basta. Basta ragazzi, sono a dieta, sono a dieta. Cerco di mettere le calorie... No, è meglio che non le metto, non hai ragione. Che croce, una fettina di queste, quante calorie sarà? Allora, gas... Grazie. Grazie. Così, a spanne. 500 calorie sicuro. Solo? Una fettina sola. Una fettina. Pensavo di più. Così che una pizza così c'ha 3000 calorie, 2500 calorie. Quante pizze? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pezzi. 5, 40, sono 4000 calorie. 4000 calorie. Adesso così ho che croce. Ci vuole una settimana per smaltirle. Io ragazzi, posso, scusate, perché da me non c'era. Ragazzi, io non ho mai sentito il Rocco. Te l'hai sentito il Rocco? No, per fortuna no. Sì, sì. Indietro, sì, eh. Sì, per fortuna per no. Per fortuna non l'ho mai sentito, diciamo che... Scusa, tagliamo un po'. Questa è solo una fettina di Rocco, regà. Guarda che Rocco, godure, oh! Nel Rocco... Ho fatto bene, Filo? Là. Oh, così, oh, ecco. Cazzo, buono il Rocco, però. Ma quanto roba c'è dentro? Adesso io ho preso la punta, voglio capire com'è quest'altra parte. Però sì, troppo gorgonzola, hai ragione. Filo, perché non, a me mi piace il gorgonzola, si sente un bel po'. Non mi piace. Ma il gorgonzola è un formaggio proprio che... Già il fatto di pensare... di mangiare un formaggio andato male già mi fa girare il cacchio. Ma sono muffe nobili. Sì, nobili. Giulio, passa un pezzo filo. Vai filo, questo è il grande. Grazie Mattia. Pizza lasagna e... miglior pizza che abbia mai sentito fino adesso. Non qui, dappertutto. Guarda, una roba... A me io sono pazzo della lasagna. La lasagna mi piace. Però non credevo che era una cosa del genere, cioè è come se quella volta tu hai fatto la lasagna e la ricopri di pizza sopra e sotto. A me sembrava una cosa del genere, mi sembrava fatta così, adesso non so, io non mi intendo, non sono uno chef, però concettualmente secondo me è così. Bello? Sto bene? Sì? Quasi sembra senza occhiali oggi. Sto bene? Sì, hai ragione, hai ragione. Allora ragazzi, faccio una conclusione, la faccio diretta, lo sai io Filo che non ho mezzi termini. Allora, io ho mangiato un pezzo per ogni pizza, mi capo tutti quel pezzo per... Pizza lasagna era piccolina, possiamo considerarle un pezzo e mezzo. Quella di fuori, se ho mangiato un pezzo, sembravano quattro, una pizza messa insieme. Devo dire che dovrei già recarmi al gabinetto, proprio per non essere volgare. Ma mi recherò al gabinetto in palestra, perché qui non vorrei fare troppi rumori e troppe cose così. Primo posto, pizza lasagna. Senza dubbio. Rossini, secondo posto, quella con i tortellini, sinceramente, non mi ha esaltato, mettiamolo così. L'ultima pizza, Giovanni, non ti offendere, Giovanni, ma sinceramente non è che era un granché. E poi hai voluto mettere quel gorgonzola in cima che a noi poveri, poveri youtuber con pochi follower non è piaciuta. Quindi presto. Dopo, perché noi non contiamo niente, quindi non ce la possono mettere sul menu, però presto io e Justas verremo a mettere, a fare una nostra pizza e la chiameremo pizza Cecco Justas. Un po' complicata, non ce la metteranno mai nel menu, però quando noi apriremo il nostro locale la chiameremo pizza Cecco Justas, va bene? Ragazzi, grazie, ciao, ci vediamo dai la prossima volta, ciao. Dai chiudi il filo. Ciao, come... chi è? No, no, ma vai tranquillo. Non può essere ripreso. Non può essere ripreso. Saluto i Justas, i miei amici. Diamoci il dente, va. Però Nico, fa il favore Nico, smettila, Nico. Mario, dai, va. Andate a vedere i loro video, guardate possibilmente quelli solo dove c'è lo chef e Luca. Luca quell'altro che che presto taglierà il pizzetto. Se arriva a 1000 iscritti, me lo faccio. Ma che te, se arriviamo, no? Se arrivo. Aspetta. I primi iscritti. Oi. Vabbè, oi, se arriviamo. No. Era sottinteso, no. Era scontato. Vabbè, scontato. Okay. È scontato, insomma. È una cosa unica. Per loro no. È una cosa unica. No, è scontato. Se
se arriviamo a 1000 iscritti entro luglio, venga a Pesaro e mi faccio tagliare il pizzetto da cecco. In diretta. Io lo taglio col macete. Non mi interessa come. Se arriviamo a 1000 iscritti entro la fine di luglio, tutto. Tutto? Tutto. Tutto. Ma entro, entro la fine di luglio, regà, non giochiamo, quindi... Io ripeto, qui in mezzo potete mettere un QR code, qualcosa in sta maglia. Ci metti un bel bollo qua sopra. X. Qui, così. Tac. Capito? Solo io lo chef, solo io lo chef. Capito, Tommy, come funziona? Sì, sì. Allora, io sono disposto a... Ci mettiamo la faccia di Thomas? Bravo. Quei due Tommy. Sicuramente fai più bella figura con quel pisetto. Poi devi rifare tutte le maglie se taglia il pisetto.